1 Stella di Stelle Ettore Vairani, 2 Stardust Man Andrea Farolfi, 3 Siniscola Andrea Buzzitta, 5 Suerte Schese Roberto Vecchione, 6 Scarlet B Maurizio Biasuzzi, seconda fila 7 Selke LB Giuseppe Lombardo, 8 Speed F Pietro Bezzecchi, 9 Scintille MP Riccardo Pezzatini. Stacco della macchina, parte piano, Suerte Schege. Veloci sono Stella di Stelle, poi Stardust Man e Scarlet B. Si accoda Siniscola alla corda, poi passa decisamente Stardust Man. Quindi battistrada dopo i primi 200 metri, passati in 14,5. Ora vediamo all'esterno Scarlet B che prova ad andare dritto sul battistrada. Serra sotto Ettore Vairani con Stella di Stelle. Quindi abbastanza veloce il primo quarto, viene fuori un 29 secco con Scarlet B ancora all'attacco, però non trova posto per l'inserimento di Stella di Stelle. Intanto Suerte Schege è a centro gruppo e gradatamente sta avanzando sui primi. Arriviamo ai 600 con la Dagger Rapid di Andrea Farolfi che transita addirittura in 44,5, quindi sempre svelto il ritmo per questa corsa di Puledri, sempre Scarlet B di fuori scoperta, la sua schiena viene presa da Suerte Schege, poi Stella di Stelle lungo la corda, Roberto Vecchione rompe subito gli indugi e viene via in terza ruota, un po' lo stesso schema di giovedì scorso, il giro viene fuori in un minuto secco, Suerte Schege a diretto contatto di Stardust Man, poi Scarlet B che ha trovato posto sul cedimento di Stella di Stelle. Vediamo avanzare anche Giuseppe Lombardo con Selke LB, intanto il chilometro se ne va in 1:15,6. Ora Suerte Schege attacca decisamente, passa già ai 500 finali. Stardust Man si mantiene ancora secondo, poi Scarlet B fa più fatica agli altri, prova l'avanzata Scintille MP, 15-1 ancora la frazione delle scuderie. Prende largo il figlio di Igor Font su Stardust Man, c'è l'errore di Scintille MP, terza posta ancora per Scarlet B. Numero 9, Scintilla MP, squalificato. La curva viene passata ancora in 15-6, Suerte Schege decisamente padrone della situazione, affronta in netto vantaggio la retta d'arrivo. Stardust Man un po' stanca, cerca di difendersi nella lotta per le piazze, Suerte Schege viene a replicare il recente successo alla media di 1:16, mentre secondo posto per Selke LB su Siniscola. Quindi bellissima vittoria a una settimana di distanza per Suerte Schege, il training di Holger Ehlert, la scuderia nuova Giannotti.